Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, lì si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a implorle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra le folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che era accaduto, venne, gli si gettò davanti, gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, purché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. E entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni e si furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Un messaggio importante dalla parola che è stata proclamata.
un messaggio che ha come tema la vita. Non so se avete colto. Dio non ha creato la morte, la prima lettura. Dio non ha creato la morte, perché Dio è il Dio della vita. Dio crea la vita, chiama alla vita. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. Capite com'è venuta la morte? È entrata la morte nel mondo, infatti Adamo, l'Adamo iniziale, ha sperimentato la morte perché si è separato da Dio. Non ha creduto in Dio, anzi, istigato dal nemico, ha visto Dio come colui che ostacolava il suo desiderio di vita, di una sua vita propria. Vedete, il peccato dell'Adamo di oggi, di sempre, l'uomo che non vuole sopra di sé nessuno, nemmeno il Padre Eterno, ma l'uomo che si fa Dio, è l'uomo che decide il bene e il male, la vita e la morte, ma con sorpresa scopre che anche lui è destinato alla morte, nel regno dei morti. Sapete, prima dell'avvenuta di Gesù, l'umanità terminava la corsa, la vita, nel regno dei morti. E Gesù è venuto a combattere il nemico dell'uomo, perché vedete, il vero nostro nemico è la morte. Possiamo trovare tanti rimedi per tutte le situazioni, ma per la morte ancora non c'è soluzione. E ce n'è una che ha inventato il Padre che sta nei cieli, perché il Padre che sta nei cieli vuole gli uomini con sé, sono creature sue. Capite? L'intera umanità è stata creata da Dio, la vita la dona Dio. Certo, il papà e la mamma hanno fatto la loro parte, hanno messo il loro contributo, ma il soffio vitale, l'anima, la crea Dio. E quest'anima è eterna, eterna. E Gesù è venuto perché fosse eterna nel regno dei cieli, perché solo lui, che era uomo come noi, poteva morire e quindi scendere negli inferi. Ma era anche Dio, il Figlio di Dio, e aveva la potenza di risorgere e di riaprire quel passaggio che era sigillato dalla morte. Allora vedete, Gesù è venuto a combattere il nostro nemico che è la morte, per riportare l'umanità, gli uomini, nella casa del Padre, in quel regno di Dio che Gesù è venuto a portare sulla terra. Ma allora vedete, noi non dobbiamo aspettare la morte per entrare nel regno di Dio. Noi siamo già nel regno di Dio attraverso l'opera della Chiesa, o meglio di Gesù che ha lasciato la Chiesa, perché attraverso il sacramento del battesimo fa risorgere gli uomini, le donne, le creature umane come figli di Dio e li inserisce nel regno dei cieli. Vedete, allora il regno di Dio non dobbiamo aspettare quando moriremo per entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio è già adesso sulla terra, perché Gesù è venuto e ha portato il regno e lui è rimasto con noi. Lo dice agli apostoli, non so se ricordate qualche domenica fa, Gesù mandando gli apostoli dice: andate in tutto il mondo, ammaestrate, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E dov'è Gesù?
nei sette sacramenti che lui ha lasciato alla Chiesa. Battesimo. Quando battezza un prete, è Gesù che battezza. Il prete è solo lo strumento. Quando io consacrerò e trasformerò non con le mie parole, ma con la potenza dello Spirito, quell'ostia e diventerà il corpo di Gesù. È la potenza dello Spirito e è Gesù. Non è la bravura di un prete, capite? I sacramenti agiscono, o meglio, nei sacramenti agisce Gesù in persona. E la Chiesa, il prete, il diacono è strumento. Ecco, allora Gesù è venuto a combattere la morte e a riportare l'uomo dentro la vita, ma non solo la vita terrena, ma la vita eterna. Vedete, noi, cari fratelli, pensiamo e ci concentriamo solo su questa vita. Trasformiamo le malattie in disgrazie e tutto quello che ci capita, che non ci piace, diventa una tragedia. Ma questa è la vita terrena, e di più che ci illudiamo. Dobbiamo attraversare questo deserto che è la vita terrena. Ma non siamo soli, Gesù è con noi. Noi siamo già dentro quel regno con il battesimo. Già viviamo le relazioni d'amore con Dio, già viviamo le relazioni d'amore tra di noi. Il problema, cari fratelli, è che queste relazioni sono inquinate dal peccato, dalla nostra cattiveria, dalla nostra desiderio di dominio. Perché anche se noi diciamo di esserci convertiti, dobbiamo combattere ogni giorno con la nostra fragilità e la nostra debolezza. E allora Gesù è venuto a portare la vita, cari fratelli. E il Vangelo ce lo presenta come colui che dona la vita. Non so se avete colto questa presenza di Gesù. C'è un capo della sinagoga, Gairo. Siamo a Cafarnao, intorno al lago. La sua figlia è malata, grave, e va da Gesù e gli dice: la mia figlia sta per morire, vieni. Vieni e imponi le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta gente lo seguiva e gli si stringeva attorno. E ecco un'altra donna, anziana, che ha un problema: da 12 anni perde sangue. E voi sapete che per gli ebrei la vita è nel sangue, perdere il sangue significa perdere la vita, morire. Questa donna stava morendo da 12 anni e tra di sé diceva, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello, diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E subito le si fermò il flusso del sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Ma anche Gesù avverte il tocco di questa donna. Essendosi reso conto Gesù della forza che era uscita da lui, si voltò: chi ha toccato le mie vesti? E gli apostoli dicono: ma guarda che c'è una folla, tutti ti toccano. Ma Gesù voleva arrivare ad avere una relazione con quella donna. Voleva dimostrare che lui non era un mago che aveva un potere di guarire. Gesù guarisce perché quella donna, l'unica donna in quel momento, aveva la fede. Aveva la fede in Gesù che poteva guarirla. La donna gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male. Pensate quanta gente ha toccato Gesù, solo quella donna
ha toccato Gesù con fede. E vedete, la fede, diciamo, ha sollecitato anche Gesù e è entrato in una relazione con questa donna. E mentre stanno ancora parlando, viene la notizia: tua figlia è morta, la figlia malata di Gairo è morta, perché disturbi il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. Capite dov'è la differenza? È la fede che suscita il miracolo in Gesù. E non permise a nessuno di entrare. Entrarono la gente che piange, lo scherno, la bambina. Gesù dice: non è morta, ma dorme. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre, prese la mano della bambina. Talita cum. Vedete, l'evangelista Marco ha riportato le stesse parole uscite dalla bocca di Gesù. Talita cum. Gli evangelisti spesso portano le stesse parole pronunciate da Gesù, pensate, o dalla Maddalena la mattina di Pasqua. Rabboni, maestro mio. Ecco allora, cari fratelli, questo Gesù, anche noi lo tocchiamo questa sera. E se avremo la fede di quella donna, anche noi sperimenteremo la guarigione dai nostri peccati, dalle nostre fragilità, dalle nostre paure, perché è Gesù che nell'Eucaristia non solo viene a toccare la nostra umanità, ma viene a farsi mangiare da noi, viene dentro di noi e noi non siamo più soli. È Lui che ci toglie la paura della morte, della malattia, della sofferenza. È Lui la vita. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il nostro Dio è il Dio della vita e non gode per la rovina dei viventi.
Con questa consolante certezza di fede eleviamo al Padre le nostre suppliche. Preghiamo insieme e diciamo: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Dio non ha creato la morte, perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare questa verità ai tanti uomini prigionieri del materialismo. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Oggi si celebra la giornata della carità del Papa, perché, accogliendo l'esortazione dell'Apostolo Paolo, tutti i cristiani siano generosi nel sostenere l'opera di Papa Francesco a favore dei poveri e dei bisognosi nel mondo intero. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i responsabili della politica e dell'economia, perché si impegnino in modo particolare per sollevare dall'indigenza le tante famiglie che soffrono per le dure conseguenze della pandemia. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per ognuno di noi, perché anche nei momenti di estrema difficoltà possiamo sentire nell'intimo la rasserenante certezza di Gesù che dice: non temere, soltanto abbi fede. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. O Padre, ti ringraziamo per il dono del tuo amore nello Spirito Santo. Concedici la grazia di comprendere che solo in te possiamo essere veramente felici, ora nel mistero, un giorno e per sempre con Gesù tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza,
con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto. Thank you.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Ed ora do lettura alla preghiera che la Beata Madre Speranza ha scritto per la novena dell'amore misericordioso. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia.
Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore, dicendomi che per la tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Insieme. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Insieme alla benedizione e l'auguri a tutti voi e voi anche che ci avete seguito attraverso TV 2000, di portare con voi l'amore del Signore e la misericordia che attraverso questo santuario è arrivata nel vostro cuore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.